Benvenuti nell'atelier di Mattia. Ciao Mattia. Ciao Giuliano. Hai 3 minuti per raccontarci quest'opera. Cercherò di stare nei tempi. Intanto ti piace De André? Certo. Stasera parliamo di De André. Questa De André è... con la PFM? No, De André non ancora. 1966, non quindi ancora. Molti anni fa. Questo è la ballata dell'amore cieco, tra parentesi, nel titolo, o della vanità. La conosci la canzone? In realtà sembra una canzonetta per bambini, talmente... Vuoi cantarmela? No, anche tra no. Tra la lero, ti dice qualcosa? Il ritornello. Sembra veramente una canzonetta per bambini. In realtà il testo parla di una cosa molto molto pesante, cioè parla di questa donna vanitosa che chiede alla persona... al suo innamorato di inizialmente di portargli il cuore della madre per darlo in pasto ai suoi cani. Cavolo. E lui lo fa perché è innamoratissimo di questa donna, lui lo fa. Così va avanti la canzone, poi gli chiede tutte queste prove d'amore assurde. In secondo momento gli chiede di tagliarsi dai polsi le 4 vene e lui lo fa. Alla fine dice: ora l'ultimo tuo atto d'amore sarà morire, toglierti la vita. E lui muore, di fatto alla fine della canzone lui muore. Ma la cosa bella, cioè quella che poi è il senso della canzone, no, il senso della canzone è che alla fine lei si rende conto con sgomento che non gli è rimasto niente. E De André dice soltanto il sangue secco delle sue vene. E quindi io ho interpretato questo brano in questo modo, cioè ho fatto intanto la cornice che tu vedi, sono dei vinili che ho arrotolato, scaldato. In tutte le tue opere ci sono dei vinili. È sempre presente, deve essere sempre presente. Per forza. Lo sfondo nero, e quindi io mi immagino questa persona che si guarda in questo specchio e vede il nero, il nulla. Così io ho interpretato l'amore cieco, la vanità. La cornice, questi vinili cosa mi rappresentano? La cornice? La cornice rappresenta un ipotetico specchio, solo che al posto dello specchio c'è il vuoto, c'è il nero. Ok. Sì. De André a me piace molto perché lui è molto pungente quando vuole nei suoi testi, no? Beh. Io come potevo interpretare una canzone del genere su tela? Vabbè, ma io non avrei la capacità di interpretarlo. Io posso dire mi piace la canzone, ma di sicuro non mi viene da metterla così. Sì, io invece, tu sai, mi conosci, sai che le mie canzoni, cioè le mie opere nascono quasi sempre di notte, cioè io ci penso, ascolto la canzone, la riascolto, e appena diciamo ho cercato di interpretare questo brano ho pensato subito a una cornice vuota, con dentro il vuoto, e quindi diciamo che l'ho realizzata. Sono abbastanza soddisfatto, anche perché piegare i dischi così non è facilissimo. Perfetto Mattia, sei stato bravissimo, siamo stati nei tempi, che dire. Ci rivediamo per una prossima opera. Io sono sempre qua. Ciao. Ciao.